Ciao ragazzi, siamo i 3 di 4 e stasera parleremo di D&D. Bentornati sul nostro canale. Dopo l'uscita del nostro primo video sulla top 3 dei trucchetti che non fanno danno, alcuni di voi ci hanno chiesto di stilare una classifica anche sui 3 migliori talenti di Dungeons & Dragons quinta edizione. E quindi eccoci qua. Ricordo che a differenza dei trucchetti, i talenti sono molto più rari, perché se ne possono prendere soltanto uno ogni 4 livelli, e soprattutto a discapito di un aumento di caratteristiche, che in alcuni casi a volte rimane ancora la scelta migliore. Detto questo, dobbiamo per forza, anche in questo caso, spaccare la classifica in due diverse top. Una top, che è quella che andremo a analizzare oggi, è la top dei talenti che non migliorano il nostro stile di combattimento, che non aumentano i nostri danni, ma sono talenti che servono soprattutto all'esterno del combattimento o prima del combattimento. Come nell'altro video, ricordo che noi abbiamo fatto questa classifica in base alle nostre esperienze dirette in gioco. Non ci siamo basati su altre classifiche o top per maxare il nostro personaggio, quindi magari quello che noi stiamo andando a dare adesso non è conforme alla vostra idea o a classifiche che già girano per internet. Se la vostra idea è diversa, fatelo sapere qua sotto nei commenti e andremo a analizzarli insieme, perché è il bello di D&D, è confrontarsi. Dai, non perdiamo tempo, iniziamo subito questa top. Al terzo posto sono sicuro che già qualcuno di voi storcerà il naso, ma abbiamo scelto come talento guaritore. Secondo noi è fortissimo, ma vediamo bene che cosa fa. È un miglioramento dell'utilizzo di borsa del guaritore. Questo oggetto, che è un oggetto facilmente reperibile in queste città a 5 monete d'oro, serve a stabilizzare mediante una prova medicina un personaggio morente, cioè un personaggio che è finito sotto i 0 punti ferita. Invece col talento, in prima cosa non serve nessun tiro e stabilizza in automatico. In più riporta il personaggio automaticamente a un punto ferita, quindi questo personaggio può scappare, combattere, aiutarvi e non è un peso morto, quindi in situazioni di emergenza è formidabile. E come seconda cosa, può, sempre utilizzando un uso di questa borsa che ricordo ha un massimale di 10 usi, curare un personaggio di un D6 più 4 più i livelli, i dadi vita di questo personaggio. Quindi pozioni di cura a questo punto non servono più. Con 5 monete d'oro sfruttate 10 cure sostanzialmente gratuite e tutti possono ottenere questo talento. Infatti non ha né prerequisiti né altre peculiarità da soddisfare, quindi anche un guerriero, un mago può ottenere questo talento. Ricordo che questo talento non dà nessuna modifica alle caratteristiche, purtroppo. Ma vediamo subito chi si trova alla seconda posizione. Troviamo Allerta, un ottimo talento per tutte le classi, secondo me. Infatti, avere un personaggio con questo talento all'interno del proprio party è una cosa veramente ottima. Vediamo nello specifico che cosa fa. In primis dà un grosso più 5 iniziativa, che magari sommato a guida, come dicevamo nello scorso video, diventa un bonus veramente alto, perché magari il nostro bonus di base più 5 più il D4, a meno che proprio non si tira una ciofeca col dado da 20, saremo quasi sempre i primi ad agire, e per qualsiasi ruolo che noi ricopriamo, che sia tank o healer o DPS,
essere i primi ad agire è sempre la cosa migliore. Ma in più il nostro personaggio non può essere mai sorpreso in qualsiasi azione. In più il nostro personaggio ottiene un bonus che chiunque tenta di attaccare il nostro personaggio non può avere vantaggio. Cioè, qualsiasi creatura che ci attacca, anche se mimetizzata, occultata, invisibile, non otterrà mai vantaggio per attaccare il nostro personaggio. È fantastico perché può allertare anche tutto il gruppo se sfruttato bene, e tutti possono magari beneficiare di questo talento. Come ultima cosa, purtroppo anche allerta non dà nessun bonus alle nostre caratteristiche, ma di controparte è accessibile a tutti. Infatti anche allerta non ha nessun prerequisito per essere scelto. Top di questa classifica, senza alcun dubbio, è Fortunato. Non so quando hanno scritto questo talento a che cosa pensavano, perché questo talento è una cosa fuori dal normale. Andiamo a leggerlo nello specifico cosa fa. Il personaggio possiede 3 punti fortuna. Questi 3 punti sfortuna ci danno la possibilità di ritirare un D20. Un D20 su che cosa? Un D20 su un tiro per colpire, su una prova di caratteristica o su un tiro salvezza. Un D20 per tutto sostanzialmente. Quindi noi possiamo dire al nostro master: tiro, ok, mi viene così, aspetta, ci penso, tiro fortuna e poi scelgo quello che voglio. Possiamo anche sostituire un tiro per colpire di un nostro avversario, quindi sfruttando sempre un punto fortuna possiamo, il master ci attacca, noi tiriamo, da sfruttare se magari viene veramente un tiro basso, dirgli utilizziamo questo tiro fortuna. Questi tiri fortuna ne abbiamo, come detto prima, ne abbiamo 3 ogni riposo lungo. C'è poco da dire, cioè è la nemesi di questo gioco, perché si dà la possibilità al nostro personaggio di annullare un tiro veramente, veramente brutto, e li abbiamo gratuiti ogni riposo lungo, quindi secondo noi Fortunato è il talento per eccellenza migliore che voi potete scegliere. Come gli altri due, purtroppo non dà nessun modificatore a caratteristiche, ma rimane accessibile anche questo a tutti senza nessun prerequisito. Prima di terminare questo video volevamo spendere anche qualche parola per il talento Chef, arrivato con Tasha. Un talento che ci dà un bel grasso +1 a costituzione o a saggezza in primis. E in più ci trasforma nel cuoco della situazione, Master Chef levati sostanzialmente. Che cosa fa? Cosa possiamo fare? Possiamo creare dei cibi che, sfruttati durante un riposo breve, se noi utilizziamo uno o più dadi per curarci, questi cibi ci danno un D8 aggiuntivi alle cure, e possiamo crearne abbastanza per tutti i party. In più, sprecando un'ora di lavoro, possiamo creare sempre dei cibi che, sfruttati come azioni bonus durante le nostre avventure, ci curano per la vostra competenza base. E la cura è abbastanza ridicola, ma sostanzialmente è un talento che ha un carisma fuori dal normale, cioè chi non vuole essere il cuoco della situazione? Va bene, questa top è terminata. A breve uscirà anche la top dei 3 talenti che migliorano il combattimento o i danni. Se volete farci sapere quali sono per voi i migliori talenti, sia per questo video che per il video che andrà a uscire, a noi fa molto piacere, e li lasciate magari qua sotto nei commenti o ce li mandate in privato alla nostra mail
che trovate nel canale. E vi aspettiamo per il prossimo video, sempre qui su YouTube. Un saluto dai 3D4, al prossimo video!